La pace del Signore sia con tutti noi. Mia cara, nella grazia, ancora un buongiorno e un buon giovedì a tutti quanti. Scriviamo il messaggio. Buongiorno. Gloria al Signore. Santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo. Dio. Se qualcuno non sente questa benedizione, è da vedere il suo potremmo aiutarti. Amen. Gloria a Dio. Il messaggio è lanciato. Bene, miei cari, se siete d'accordo, chiudete gli occhi, che preghiamo insieme. Alleluia, gloria a te, Padre. Santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Signore. Dio dell'universo, il cielo e la terra sono lo sgabello tuo, Signore. E noi siamo consapevoli che stando vicino a te avremo tutto. Perché tu sei nostro Padre e noi siamo i eredi tuoi. Grazie. Grazie che ci hai dato questa consapevolezza con il tuo figliolo venuto su questa terra, dandoci questa gioia, questa pace, questa tranquillità, questo benessere. Grazie, Padre. E con questo, Padre, stamattina voglio portare tutti
quelle che si lasciano trascinare dalla tua pace, dalla tua gioia, dalla tua misericordia, qui, alla tua presenza, Signore. Anche questo video sarà ascoltato e veduto a distanza di tempo, Signore. Chiunque si lascerà trascinare sarà nella perfezione eterna, perché tutto ciò che tu ci stai facendo fare è sotto la tua volontà, secondo il tuo volere. Ti ringraziamo, Padre, ancora per il bene che ci dai. E stamattina ti vogliamo pregare per tutta l'umanità, Signore, che tutti, nessuno escluso, possa essere benedetto da te. Grazie, Padre, ti ringrazio ancora. Grazie ancora per me, come tu mi stai aiutando in ogni cosa. E stamattina, Signore, ti chiedo personalmente nuove funzioni per me e per tutta l'umanità. Nuove unzioni che possiamo fare ciò che tu vuoi. Questo ti chiedo, Padre. Fare la tua volontà e so che ti piacerà ciò che ti sto chiedendo. Perché ti sto chiedendo secondo la tua volontà, secondo tu ciò che tu hai lasciato detto. Chiedete nel mio nome tutto ciò che volete. Se fatta questa preghiera secondo la mia volontà, otterrete ogni cosa. E io sto chiedendo di fare la tua volontà. Benedici, Signore. Benedici la mia mente, benedici il mio corpo, benedici il mio spirito, benedici il mio animo. Benedici tutto in me. Grazie. E con questo, Signore, ti chiedo di benedire tutta l'umanità secondo la tua volontà. Grazie, Padre. Benedici ancora mia moglie, benedici i miei figli, Signore. Benedici ancora mia nuora, benedici mio genero, benedici ancora i miei nipotini, benedici ancora i miei consuocere, sia quelle che sono qui in Germania che quelle che sono in Italia. Benedici se c'è qualcuno ammalato, Signore, guariscilo, sostienilo e portalo avanti. Ancora benedici i miei amici e i miei nemici. Sì, Signore, che se ce ne ho nemici ancora possono diventare meglio dei miei amici. Questo è il mio grande desiderio. Con questo amore sicuramente posso cambiare il suo umore. Posso diventare positivo. Secondo il tuo volere. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù metto ogni cosa davanti a te. Grazie, Papà. Amen. Amen. Mia cara nella grazia, ringraziando a Dio, il Signore sicuramente ascolterà le nostre preghiere, perché sono state dette secondo la sua volontà. Se c'è qualcuno che ha bisogno, mi chiami. Pregherò per lui personalmente una preghiera che possa liberarlo da ogni iniquità. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Pace da fratello Angelo Picone, vi abbraccio come faccio sempre, così stretti, uno con l'altro, e un grande bacio, doppio. Pace.